La giocatrice di tennis rumena Simona Halep è stata squalificata per 4 anni per aver violato 2 volte il protocollo antidoppiaggio internazionale. Halep era stato inizialmente sospeso dopo gli Stati Uniti dell'anno scorso aver assunto Roxadustat, un farmaco per il trattamento dell'anemia proibita agli atleti come agente dopante del sangue. La seconda violazione era stata trovata lo scorso maggio, quando ulteriori irregolarità sono emerse nel suo passaporto biologico. A giugno il suo caso era stato discusso da un tribunale indipendente e Halep era stato in grado di testimoniare a sostenere la tesi di contaminazione. Finalmente, lunedì 11 settembre la Corte ha confermato le violazioni trovate. Nel primo caso, la concentrazione di Roxadustat nell'urina per essere giustificata come contaminazione, mentre nel secondo è stata rimessa all'opinione degli esperti, secondo le quali le irregolarità nel passaporto biologico corrispondono a un probabile uso del doping. Pubblicità: Halep compirà 32 anni il 27 settembre e fino a quando la sospensione non è stata uno dei più forti giocatori di tennis della sua generazione. Nella sua carriera ha vinto 24 titoli e ha giocato 5 finali nei tornei del Grande Slam, vincendo un'edizione di Roland Garros nel 2018 e Wimbledon Tournament nel 2019. Secondo quest'ultima sentenza, a cui possono seguire gli appelli, Halep tornerà a Play Not prima del 6 ottobre 2026. Paul Pogba è stato positivo per il testosterone.